Il rapporto tra amministrazione e informazione all'epoca di Internet, i problemi emergenti del diritto della rete, le buone pratiche della pubblica amministrazione piemontese sono stati al centro del seminario PA Digitale e Informazione, un rapporto virtuoso. All'incontro, ospitato al centro congressi della Regione Piemonte, hanno partecipato oltre 200 giornalisti. Presidente Sinigaglia, una giornata di formazione per giornalisti dedicata a capire quali sono i problemi emergenti tra internet, informazione e pubblica amministrazione. Beh, questo è un tema di grandissima attualità. Non dimentichiamo che siamo lavoratori di un ufficio pubblico, di un servizio pubblico, ed è per questo che attraverso i corsi di formazione dobbiamo riuscire a risollevare una categoria che rischia molto, rischia anche distrazione, rischia impreparazione proprio per i guai amministrativi, i problemi dovuti alla riduzione di personale. L'obbligo è un obbligo della formazione, è un obbligo felice, è un obbligo per tornare a prepararci, a studiare, a riprenderci in mano il mestiere e il suo futuro, dalla cui qualità dipende la qualità della nostra vita sociale e della democrazia. Carola Frediani, i social media e la gestione del community stanno facendo emergere problemi nuovi nella quotidianità. Sì, sicuramente problemi e sfide. Una di queste è come cercare di coinvolgere effettivamente i cittadini, gli utenti o i lettori nel caso di una testata, favorendo la partecipazione e soprattutto una partecipazione costruttiva, quindi evitando di creare magari degli spazi che non sono poi abbastanza curati o moderati, che quindi rischiano di diventare in alcuni casi come posso dire, degli sfogatoi invece che dei luoghi in cui veramente provare a dialogare e a recepire anche quello che arriva dal basso. Internet chiede oggi di affrontare problemi tradizionali del diritto in forma nuova con una nuova mentalità. Avvocato Melzi. Sì, il problema è quello che da anni stiamo discutendo, cioè come applicare le regole tradizionali previste all'epoca dal legislatore per la stampa alla rete. Alcune regole sono applicabili tout court, così come sono state pensate, altre regole vanno interpretate, altre semplicemente non sono applicabili. Da qui nascono una serie di problemi perché il legislatore non ha pensato ad una legislazione ad hoc e per questa ragione siamo qui a discutere, a confrontarci e a capire quali sono le soluzioni più adatte. Professor Lughi, lo storytelling, cioè raccontare delle storie, è oggi una nuova frontiera della comunicazione pubblica. Sì, una nuova frontiera nel senso che è antichissima, però trova delle modalità contemporanee legate ad esempio ai big data o al problema dell'information overload, che lo sta riproponendo come una delle forme più interessanti di recupero complessivo della conoscenza. A Mirko Corli, la gestione dei social del Comune di Torino è portata ormai ovunque come eccellenza nazionale. Qual è il prossimo passo che immaginate per migliorare il vostro servizio? Sono già parecchi anni che siamo attivi su questo fronte, siamo stati tra i primi. È chiaro che continuare a sperimentare e innovare è stata la chiave in questi anni per mantenere questa posizione e questi numeri. Le tendenze attuali sono quelle di andare verso un uso un po' più intenso, diciamo, di tutta quella massa di dati che sono gli open data e le varie repository di dati che si trovano sui siti istituzionali, per cercare da questi di trarre dei servizi già improntati a un'ottica social. Carlotta Margarone, le istituzioni museali torinesi e piemontesi da anni stanno affrontando la sfida di internet e sulla comunicazione dell'arte attraverso i social media. Sì, diciamo che in particolare per Palazzo Madama, il Museo Civico d'Arte Antica, essere sui social media e andare ad incontrare le persone là dove esse sono. E se fino a 20 anni fa le persone le incontravamo nelle strade, nelle piazze fisiche, oggi le incontriamo nel mondo virtuale. E, come museo abbiamo smesso, stiamo cercando anche di smettere di usare la parola digitale, strategia digitale, perché ormai nel mondo di oggi non ha più senso distinguere fra questi due mondi e ha senso solo pensare alle persone e a come parlare con loro.